Salve a tutti, Little Monsters! Sì, benvenuti in nuovo concerto di... Che cosa? Non sono Lady Gaga? Ah, vabbè, fa niente. Ci ho provato, ragazzi, ho provato a fare entrare la fortuna e la famosità nella mia vita, ma non ha funzionato. Purtroppo sono sempre io, Born, ma stavolta con un collare, sì, perché mi sono spaccato il collo, mannaggia la miseria. Sembro uno zombie e non riesco nemmeno a dormire tanto bene. Comunque, benvenuti, signori e signori, come avete potuto leggere, siamo proprio alla prima puntata di Scambio Prodigioso. Ma de che? Ossia una serie nuova che mi sono, insomma, quella che mi è balenata un po' di tempo fa, in cui parleremo dello scambio religioso, ma non parleremo molto a definizione e cose del genere. Lo vivremo, ossia renderemo questo scambio prodigioso non solo prodigioso, ma anche divertente, in salsa Born e in salsa latino-romana, belli. Comunque, eccoci qua, stiamo cercando di collegarci a internet, purtroppo ho provato anche prima, non vorrei che adesso non si collega, adesso ammazzo tutti perché non mi va di rifare l'intro, male che vada. Taglio il video e come al solito lo metto nel momento in cui si connette. Dannazione, questo collare mi stressa. Lo chiedi a Vanessa, il collare mi stressa, ma Pompea no. Cioè io ragazzi dovevo fare Lady Gaga, perché non mi hanno preso? E dai, connettiti a internet, dannazione. Uffa. Devo anche andare a fare faccende di casa. E sono qui e l'internet non mi funge, maledetto. Poi nel bel mezzo della Lega Pokémon ho deciso di fare questa cosa. Non vorrei che proprio nella Lega Pokémon ci si potesse connettere. Ecco, vedi, se per riprova più tardi. Va bene ragazzi, riproveremo più tardi anche perché ho da fare. Quindi... Santa pazienza, Lady Gaga se ne va, sta Tutti a questo tornando. punto Siamo tornati perché finalmente internet è tornato. Ok, cominciamo immediatamente. Non so se nel frattempo volete spiegato come funziona. Io nel frattempo vi metto le dita davanti e faccio niente poco di meno. Scambio prodigioso. Sì, salviamo il gioco, salviamo il gioco. Allora, come funziona? Adesso lo vedete, no? Qui vi dice, vuoi fare uno scambio prodigioso? Ovviamente mettiamo dei fè. Prendete un Pokémon a caso, che non è di questo box, bensì uno di questi. Guardate quanti incai ho. Questo per fare il gioco degli shiny col pesce. E ne prendete uno a caso, fate scambia e via. Il computer cercherà automaticamente per voi qualcosa da ricevere. Comincia, quindi finalmente possiamo dire che comincia ufficialmente questo episodio. E Born, formazione romano. Oh, belli, sono tornato. Eccolo qui. Signore e signori, siamo qui che aspettiamo che questo bellissimo flash, bellissimo, insomma, quello che è. Insomma, commenteremo tutti assieme quello che pensava, che pensiamo che sia questo scambio che avverrà. Secondo me, allora, ecco qua. Già c'avevamo la cinesina che ci vuole da qualcosa. Non so se è cinesina o giapponesina, ma insomma, sta di fatto che è una femmina. Ah no, dal Canada, no, c'era scritto. Ok, Fletchinder sta andando. E lo stiamo spedendo anche. Mi raccomando, deve essere. E ci basta, no? Un do! Incredibile! Mamma mia, chi l'avrebbe mai detto? Io già mi aspettavo un Ivelta o cose del genere. E va bene, il primo Pokémon è Andower. Ah, che non si chiama Andower, perché Hasman ha inviato Hangman! Beh, oh, il collo! Ah, colpo della strega sul collo! Ouch! Dannazione, il mio collo! Ok, diciamo che questo primo scambio ha fatto un po' schifo. Diciamo che la maggior parte delle volte è così, però ci sono stati i primi periodi che mi hanno dato un sacco di Pokémon fighi. Allora, vediamo Hagnan catturato con la Ultra Ball a livello 1 femmina con Rogodenti. Che schifo, insomma, scambiamolo di nuovo perché la maggior parte delle volte funziona così. Ti viene un Pokémon e tu lo riscambi automaticamente. Ragazzi miei, ci vedo più, non ci vedo più. Cioè, il collo mi ha fatto proprio crack. Ahia, maledizione, mannaggia a me che. Uso il collo come frisbee. Oh. Non potete capire. Ok, abbiamo Andower qui, signori e signori, che ci fa la bella compagnia, ci guarda fissi. Ehi, che cacchio vuoi? Oh, guarda che sto parlando con te, Andower. Non è che mo te senti dentro un gioco e mi guardi così. Guarda che io sono Born romano. So Born e romano. Se tu mi guardi così, io te meno con domani. Capito? Questo viene da Kanagawa in Giappone. La ricerca ha avuto successo. Ok, finalmente abbiamo questo Andower che se ne va via. Anzi, stiamo invitando trattino che ci manda. No, Zigzagoon, no. Signore e signori, torniamo a quello che era il vecchio. Come si chiamavano i giochi? Rubino e Zaffiro, dove Zigzagoon era onnipresente. Non so se vi ricordate. Mettete un mi piace, perché sinceramente. Chi è che non si ricorda Zigzagoon onnipresente?
Anche questo scambio ha fatto un po' schifo. Qui non tocca fare altro che farne un altro, un altro e un altro. Nel frattempo i minuti passano e Born continua a parlare ininterrottamente. Ah, oh, mi prende pure il naso, scusate. Oh sì, oh sì, c'è la peppa. Non era grosso, non ve lo do. Vorrei provare a scambiare Han Han a livello 1 maschio. Però. Oppure Zizza, sì, magari ci porta fortuna. Vai Han Han maschio a livello 1. Ok, una cosa incredibile, oggi sono giapponesi. Quello da Kanagawa. Poi guardate Meryl, sta facendo il ballo del Meryl. Mani alzate. Ah, lui è un DJ. Sulle mani, sa che tu hai la coda. Purtroppo io non posso alzare le mani perché non ho la coda. O almeno quello che pensate voi è questo. Ok, ancora si attende. Nessuno vuole questo Han Han. Che se ci avete fatto caso sono tutte lettere aspirate quelle giapponesi. Se tu dici Han Han vuol dire che hai detto, cioè, almeno mezzo vocabolario del Giappone. Le altre sono Han Han. E quindi ci metti un po' di Han Chin Chin. E quindi insomma hai praticamente imparato il giapponese, signore e signori. A lezioni di giapponese con Born. Che questo pure viene da Yamagata. Che si chiama Loffa, cioè ragazzi, questa qua si chiama Loff, che basta che aggiungi una A e fa Loffa, no? Ciao Loff, vedi? Si chiamava Loff. Allora ci manda Vulpix, 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 Vulpix. Ce l'abbiamo? Sinceramente, non ne ho la più pallida idea. No, no, abbiamo Ninetales a livello 1. Ce l'abbiamo, Luff, Luff. Sì, ci hanno mandato Ninetales una volta. Sì. Abbi cura di cerchio. Barra quadratino, cioè mai non lo so, ma che nomi gli danno a questi poveracci? Comunque, se volete, magari questa è una dritta, una tip di Born. Che se volete tenervi un Pokémon giapponese, però non sapete che razza di nome abbia, quando si evolve prende il suo nome normale. Ok, scambiamo Zigzagoon, va. Au! Ragazzi miei, ho fatto un pessimo movimento di collo. Sto per morire! Adesso farò il Born quasi senza testa e mi potrebbero prendere per il nuovo Harry Potter. Che bello fare parte di Harry Potter! Che mi è stata di? Che è già finito. Di già è finito. Io ho ancora solo il sesto libro. Pensavo che prima o poi sarebbe uscito anche il settimo. Che mi è stata di? È già uscito? E che rottura però. Vabbè che non leggo tanto, però cavolo, io ce l'ho anch'io il telegiornale per ascoltare. Incredibile, è uscito il settimo libro di Harry Potter, ma non l'ha ancora detto nessuno. Tutta colpa tua Zizzagoon che ogni ondeggi con quella coda, cioè se uno t'accarezza porca miseria se sgara una mano con tutti gli spuntoni che hai. Poi questa ma non posso fare un cacchio. Ah, questo qua viene dalla Germania, esattamente dalla Renania Palatinato. Ma dove cavolo vivi? Secondo me dentro un cartone animato. Sta inviando zigzag cascian. Ah, non lo so che cavolo è quest'altro. Che ci manda Dunspass! E vai, era proprio quello che ci serviva per finire il Pokédex. Evviva! Ragazzi, che tristezza. Ah, ci ha inviato. Anzi, Yannick ha inviato. Bastoncino quadrato incompleto. Segni strani, punto esclamativo. Chissà cosa vorrà mai dire. Vabbè, ragazzi, siamo all'ultimo perché comunque sia il tempo scorre. Stando appresso ai Pokémon scambiati, siamo già qua da 7 minuti. Questo video lo pubblicherò se oggi è lunedì, domani martedì. No, 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 sei matto, mi serve. Vuoi fare altro? Sì. Ecco, mi ero distratto, mannaggia, mi serve. Vai in Kai! Scegliamo te per questo scambio prodigioso. Guardate come fluttua. Ragazzi, sono fatto di erba. Guardatemi negli occhi che sembrano normali, ma sto ondeggiando. Ragazzi, vi rendete conto? Ondeggio a livello 26. Ondeggio a livello 26. Wow. Comunque, guardatelo: c'è cioè una sottospecie di coso che ha un becco. Quindi, è una sottospecie di calamaretto da pranzino. Che male che vada, se avete fame, vi mangiate un Inkai, fa sempre bene. Qui nessuno vuole questo Inkai, signore e signori, perché dobbiamo ancora screziarlo ancora per un po'. Che cosa possiamo dirgli di brutto? Che è a livello 26, mentre Charizard dall'82 che te se pia, te se brustolisce sopra un po' de focherello, come se fosse un marshmallow. Ah, ha fatto la rima! Eccolo qua, abbiamo trovato chi ce lo scambia, dai. Pucciu! Anche a te, caro. Ciao, Inkai, sei stato veramente utile a riempire questo box. Vediamo che cosa ci mandano. Un altro Froggy. Cioè, io sono pieno zeppo di Froggy. Non so se mi spiego. Cioè, io. Boh. Ah, a un certo punto ho preso pure i Visaur. Cioè, io avevo Charmander, quindi va bene. Quindi ho i Visaur ci hanno inviato. Sempre con questo segnetto strano che è una Y al contrario.
No, la Y non è giusta, però con un segno in più. Vabbè ragazzi, questo era lo scambio prodigioso. Oggi siamo stati particolarmente ispirati dai giapponesi. Ma tu guarda, ma scambio prodigioso poi soprattutto. Ma de che, se ci danno sempre gli stessi Pokémon, giustamente. Ragazzi, questo era l'episodio, spero che vi sia piaciuto. Se volete continuare a vederlo sono contento, se no cicci pasticci, insomma. È pur sempre un esperimento. Ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, che ovviamente, essendo una serie, avverrà ogni martedì. Ragazzi, è stato un bello buon voyage.